Antonia gli aveva regalato tre poesie. E questo è un aspetto molto bello delle amicizie, perché per Antonio Pozzi l'amicizia era un sentimento, secondo me, più grande dell'amore, proprio molto, molto sentito, molto profondo. E altre difficoltà riguardano le lettere soprattutto, perché mentre le poesie le ho recuperate tutte, almeno quelle che erano scomparse dai quaderni e sono state recuperate, alcune lettere invece sono scomparse per sempre. Si tratta delle lettere di Antonia al professor Antonio Maria Cervi. E, mentre di Antonio Maria Cervi non c'è neanche una riga tra le carte di Antonia, se non qualche firma su qualche libro che il Cervi regalava ad Antonia. Ecco, questo professore era di un'altezza morale che secondo me è stata la causa principale dell'innamoramento di Antonia. Aveva 18 anni più di lei, ma non soltanto Antonia era entusiasta di questo professore, era tutta la classe, erano tutti gli studenti, perché era bravissimo, amava l'arte, la cultura, il sapere, lo faceva passare con tanta facilità e oltretutto era generosissimo, cioè con gli allievi che dimostravano più interesse per lo studio, lui diventava generoso e regalava libri. Così faceva con Antonia. Quindi qualche libro che è sfuggito alla censura paterna è rimasto con la firma di Antonio Maria Cervi, il quale scriveva di solito alla mia buona sorellina, Antonia Pozzi, e cioè queste dediche così delicate, quasi paterne. Poi cosa stavo dicendo? Alle lettere, allora sono scomparse appunto diverse lettere di Antonia ad Antonio Maria Cervi. Perché dico sono scomparse? Perché io ho la certezza che c'erano. Quando mi trovai a fare la tesi, io avevo consultato l'epistolario, queste lettere che mi erano state consegnate in un pacchetto, e quando poi mi misi a recupero per poter creare l'archivio, mi accorsi che parecchie non c'erano più. Quindi cominciai a cercare la persona che era stata la persona di fiducia di Roberto Pozzi, ma non ho proprio avuto risposte, se non la prima volta ha fatto la gnorri dicendo che lei non sapeva niente delle lettere, ma no. E la seconda volta non voleva neanche ricevermi, quindi sono andata soltanto per salutarla così. Queste lettere sono scomparse del tutto. E alcune le ho recuperate grazie a una tesi di laurea che era stata fatta parecchi anni prima della mia. E ho individuato il giovane che l'aveva fatta, gli ho chiesto il permesso, avevo chiesto il permesso all'Università Cattolica, quindi lui aveva inserito come arricchimento della sua tesi alcune di queste lattere. Le aveva dattilo scritte e anche lui come me però, no, lui è stato un po' più furbo di me, io meno furba, perché quando mi furono consegnate mi dissero faccio delle citazioni molto brevi perché sono cose che devono restare un po' così segrete. E quindi io fedele, citazioni molto brevi, e tutte queste citazioni sono nella mia tesi, per cui poi sono confluite nel volume delle lettere che è stato pubblicato qualche anno fa, forse 2 o 3 anni fa. E tramite quelle citazioni io cercavo le lettere non ci sono. E invece da questo signore che si era laureato prima di me ho potuto avere di più, nel senso che lui appunto aveva dattilo scritto molto più di me e inserito come materiale nella sua tesi. Quindi il recupero è venuto così. Le difficoltà sono state tante, però è stato per me un lavoro difficile, ma un lavoro anche entusiasmante, perché entrare nell'animo di una persona e capire che cosa sta vivendo, penso che sia l'esperienza più forte e anche più delicata che si possa fare nella propria vita. Volevo leggere una di quelle poesie scomparse che si intitola Il volto nuovo.
Angelina. Sono tutti due libri a cura sua, mia e di Graziella Bernabò, che è la vera biografa. Io non ho voluto scrivere la biografia di Antonia Pozzi, perché ho detto no, fallo tu che sei una laica, così hai più strade aperte. E infatti così è stato, ma è stata molto brava, perché è andata veramente a indagare dappertutto e da tutti. Molto nuovo era una poesia tagliata dai quaderni, e oltretutto era anche facile capire che mancavano testi, perché questi quaderni erano stati numerati, le pagine erano state numerate prima della rilegatura, e quindi era facile capire che saltando un numero di pagina saltava un foglio, saltando tre numeri saltavano le altre pagine, e questa è stata la spia. Il volto nuovo. Che un giorno io avessi un riso di primavera, è certo, e non soltanto lo vedevi tu, lo specchiavi nella tua gioia. Anch'io, senza vederlo, sentivo quel riso mio come un lume caldo sul volto. Poi fu la notte e mi toccò essere fuori nella bufera. Il lume del mio riso morì. Mi trovò l'alba come una lampada spenta. Stupirono le cose scoprendo in mezzo a loro il mio volto freddato. Mi vollero donare un volto nuovo, come davanti a un quadro di chiesa che è stato mutato. Nessuna vecchia più vuole inginocchiarsi a pregare, perché non ravvisa le care sembianze della Madonna, e questa le pare quasi una donna perduta. Così oggi il mio cuore, davanti alla mia maschera sconosciuta. Ecco, per il contenuto di questo testo penso che possa far pensare a voi il perché il padre aveva voluto toglierla, liquidarla. Perché Antonia dice di ritrovarsi con una maschera, quindi diciamo così che la persecuzione a cui è sottoposta in maniera diciamo così più o meno nascosta da parte del padre, che le concedeva tutto, viaggi, mare, monti, vacanze studio in Inghilterra e in Germania. Mentre la persecuzione su Cervi e contro Cervi era molto palese e molto evidente, molto forte, questa persecuzione, con questa persecuzione Antonia sente di non essere capita, di non essere conosciuta per quello che è, ma di essere considerata del tutto diversa, per cui lei stessa non si riconosce. Questo volto nuovo che lei alla fine chiama maschera, e come gli altri la vedono, soprattutto gli altri che sono i suoi più stretti parenti, il padre. Io non parlo della madre, perché la madre ha sofferto tantissimo per questa figlia, e ogni volta che se ne parlava si capiva che lei soffriva per la fine che aveva fatto Antonia, ma aveva sofferto già da quando era bambina, perché Roberto Pozzi era l'imperatore nella casa. Vi vorrei leggere un pezzetto di una letterina che la mamma scrive ad Antonia per farvi capire un po' che rapporto c'era. È una poesia che Antonia poi scrive alla madre quando è costretta a stare 3 mesi in Inghilterra con la scusa di una vacanza studio. Era il 31, e il padre le regala questa vacanza studio, naturalmente, e lo scopo era allontanarla da Antonio Maria Cervi, il quale invece poi andrà a trovare Antonia in Inghilterra. Prima leggo una letterina della mamma
ad Antonia. Perché in questo volume abbiamo inserito anche le lettere della madre, qualche lettera del padre, le lettere degli amici e delle amiche, per avere un'idea più aperta e più, diciamo così, completa di quali fossero le relazioni di Antonia. Antonia era una persona di relazione e questa relazione veniva fuori in tutta la sua vivacità, freschezza, profondità nei suoi testi. Per questo le sue poesie, la sua poesia non fu capita né dal professor Banfi e neanche dal gruppo che gravitava intorno a questo professore. Neanche Vittorio Sereni riuscì a capirla, che pure era suo amico fraterno, si volevano bene tantissimo. E Paci le aveva detto: scrivi il meno possibile. Antonio aveva fatto leggere alcune sue poesie a Banfi per averne un parere, perché non si fidava di se stessa, non aveva fiducia, non aveva ancora un'idea chiara di essere veramente poeta, ma non ebbe una risposta positiva, ebbe una risposta molto ambigua, forse non fatta di parole ma di sguardi, e una risposta di questo genere: il lavoro è importante, solo il lavoro è importante. Quindi lei capì che la sua poesia non valeva niente, e nonostante questo poi si riprenderà, solo pochi giorni dopo si riprenderà e deciderà di essere poeta per la vita, scrivendo la poesia Un destino, che poi magari vi leggo. Però adesso volevo leggere questa lettera della madre perché è proprio carina. È il 22 agosto del 28. Antonia ha saputo da poco tempo che il professor Cervi è stato trasferito da Milano a Roma. Lo ha letto sui giornali. E scrive una lettera dolorosissima alla nonna materna, che lei chiamava Nena, in cui appunto le racconta di questo grande dolore. Quindi Antonia è triste e la madre se ne accorge. E le scrivo una letterina. Cara Fiolina, queste poche righe te le mando proprio per te sola, per dirti tutto il bene che ti voglio, per le grandi soddisfazioni che mi dai. Non devi badare se io sono semplice e di poche parole, ma la natura mi ha fatta così. Ma io osservo molto nel mio silenzio e so tutto comprendere, compatire, aiutare. Per questo mi devi dare tutta la tua confidenza e dirmi tutto quanto ti passa nell'anima e nel cuore. Vedrai che così il nostro affetto diventerà sempre più saldo, ci aiuteremo e sosterremo a vicenda e saremo felici. In mezzo alla gioventù moderna, quanto sono orgogliosa di avere una Fiolina così diversa, così superiore a tutte con la sua semplicità e serietà. Che il Signore ti benedica per tutte le gioie che ci dai. Ciao cara, tanti baci dalla tua mamma. E dopo mi leggo... una brevissima, una cartolina, spesso scriveva su cartoline, che risale proprio al 31, quando Antonia è in Inghilterra e la madre non vede, ha pianto tantissimo prima che, quando Antonia doveva partire, e non vede l'ora che ritorni, e quindi le scrive il 10 agosto del 31. Antonia ritornerà in Italia il 21 settembre o il 23 settembre, quindi manca ancora più di un mese, eppure la mamma le scrive: carissima Antonia, oggi è il mio giorno, il 10 agosto è il compleanno della mamma. C'è vento stasera, c'è vento e stasera chissà quante stelle. Mi sentirò sul viso la dolcezza dei tuoi baci, cara Fiolina che sei tutta la mia vita. Dopodomani partiamo per la Svizzera, ma un po' senza mete fisse. Ti terremo informata strada facendo. Sta attenta di non prendere malanni se il mare è freddo. Divertiti e curati. Vedo un altro piccolissimo passo che dice così:
Antonia sta per rientrare l'11 settembre, mancano ancora una quindicina di giorni. Carissima Antonia, oggi 8 a quest'ora sarai sulla via del ritorno e domani ti rivedrò. Non so come dirti la mia gioia. Penso, la mia testa se ne va. Ti raccomando di comprare tutto quello che vuoi e anche la cartolina per me, di quei bei fiori con le goccioline d'acqua sulle foglie. Ti ricordi? Questo per capire, per far capire, no, quale intensità di affetto c'era in questa donna, che qualcuno poi, scrivendo delle cose un po' così, ha detto di essere fredda, di non voler bene alla figlia, cioè delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Invece devo leggervi la poesia Un destino, che è quella con la quale Antonia decide di fare per sempre la vita di poeta, pur sapendo che questo le allontanerà molte persone, che dovrà vivere in solitudine, che davanti a sé vedrà il deserto. Ma Antonia era coraggiosa, veramente coraggiosa, e decide che nonostante questo lei scriverà. E questa poesia la scrive proprio il giorno del suo compleanno, come fosse anche una scelta. Il mio compleanno significa che io sto crescendo e oggi, che compio un anno in più, io scelgo, nonostante preveda quello che l'essere poeta comporterà per la mia vita. Un destino. Antonia era abituata, faccio una premessa, era abituata a fare scalate in montagna, a sciare, quindi ad essere anche sola. Partiva da Pasturo da sola per andare in Grigna di notte, alle prime ore dell'alba. Quindi la montagna per lei era, diciamo così, l'esempio più alto del coraggio, ma anche della serietà, dello sforzo, della capacità di affrontare la vita. E quindi immagina una passeggiata, una ascensione in montagna.